Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo odierno Gesù dice: chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta. Tre volte la parola profeta. Ma chi è il profeta? C'è chi lo immagina come una sorta di mago che predice il futuro, ma questa è un'idea superstiziosa. Il cristiano non crede alle superstizioni, come la magia, le carte, gli oroscopi o cose simili. Fra parentesi, tanti, tanti cristiani vanno a farsi leggere le mani, per favore. Altri dipingono il profeta solo come un personaggio del passato, esistito prima di Cristo, preannunciare la sua venuta. Eppure Gesù stesso oggi parla del bisogno di accogliere i profeti. Dunque, essi esistono ancora. Ma chi sono? Chi sono i profeti? Chi è il profeta? Profeta, fratelli e sorelle, è ciascuno di noi. Infatti, con il battesimo, tutti abbiamo ricevuto il dono e la missione della profezia. Profeta è colui che, in forza del battesimo, aiuta gli altri a leggere il presente sotto l'azione dello Spirito Santo. Questo è molto importante. Leggere il presente non come una cronaca, no? Leggerlo come illuminato e sotto l'azione dello Spirito Santo, che aiuta a comprendere i profeti di Dio corrispondenti. In altre parole, il profeta è colui che indica agli altri Gesù, che lo testimonia, che aiuta a vivere l'oggi e a costruire il domani secondo i suoi disegni. Quindi tutti siamo profeti, testimoni di Gesù, perché la forza del Vangelo risplenda nella vita quotidiana, familiare e sociale. Il profeta è un segno vivo che indica Dio agli altri. Il profeta è un riflesso della luce di Cristo sulla strada dei fratelli. E allora possiamo chiederci, io, ognuno di noi, io, che sono stato eletto profeta nel battesimo, parlo e soprattutto vivo come testimone di Gesù? Porto un po' della sua luce nella vita di qualcuno? Io mi verifico su questo, mi chiedo come va la mia testimonianza, come va la mia profezia? Il Signore nel Vangelo chiede pure di accogliere i profeti. Dunque è importante accoglierci a vicenda come tali, come portatori di un messaggio di Dio, ciascuno secondo il suo stato e la sua vocazione, e farlo lì dove viviamo, cioè in famiglia, parrocchia, nelle comunità religiose, negli altri ambiti della Chiesa e della società. Lo Spirito ha distribuito doni di profezia nel santo popolo di Dio. Ecco perché è bene ascoltare tutti. Ad esempio, quando c'è da prendersi una decisione importante, pensiamo questo: fa bene anzitutto pregare, invocare lo Spirito, ma poi ascoltare e dialogare nella fiducia di ciascuno, anche il più piccolo, perché lui ha qualcosa di importante da dire, un dono profetico da condividere. Così si ricerca la verità e si diffonde in un clima di ascolto di Dio e dei fratelli, in cui le persone non si sentano accolte solo se dicono quello che piace a me, ma si sentono accettate e valorizzate come doni per quello che sono. Pensiamo a quanti conflitti si potrebbero evitare e risolvere così, mettendosi in ascolto degli altri, con il sincero desiderio di comprendersi. Chiediamoci allora infine: io so accogliere i fratelli e le sorelle come doni profetici? Credo
Credo che ho bisogno di loro? Li ascolto con rispetto, con il desiderio di imparare? Perché ciascuno di noi ha bisogno di imparare degli altri. Ciascuno di noi ha bisogno di imparare degli altri. Maria, Regina dei Profeti, ci aiuti a vedere e a cogliere il bene che lo Spirito ha seminato negli altri. Angelus Domini, nunc si avit Maria. Et concepit de Spiritu Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentis. Ut digni officiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi fili tui incarnationem coniovem, per passionem eius ad crucem, a resurrezione e gloria perducam, per Cristo un Domino nostro. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque tusque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, anche in questo periodo estivo non stanchiamoci di pregare per la pace, in modo speciale per il popolo ucraino, tanto provato. E non trascuriamo le altre guerre, purtroppo spesso dimenticate, i numerosi conflitti e scontri che insanguinano molti luoghi della terra. Tante guerre ci sono oggi. Interessiamoci di quello che accade, aiutiamo chi soffre, preghiamo, perché la preghiera è la forza mite che protegge e sostiene il mondo. Saluto tutti voi, romani e fedeli provenienti da vari paesi e località italiane, in particolare le suore di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, i giovani cresimati di Ibiza e Formentera, i ragazzi dell'unità pastorale di Tremignon e Vaccarino, nel Vicentino. Saluto pure il gruppo San Mauro di Cavazzere e la scuola materna Madonna dell'Olmo di Verdellino. E saluto i ragazzi dell'Immacolata. A tutti auguro buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.